Dopo Rivazzi si è impegnato di accogliere il personaggio neonazista, l'ex latitante Roberto Fiore, il presidente nazionale del partito di Forza Nuova, un partito di stampo neonazista. Oggi il direttore del Lotto Italiano si è fidato per l'ennesima volta di ospitare un soggetto del genere, un personaggio del genere che è stato già appunto accusato da tempo di avere delle idee neonaziste che ispirano la violenza contro i migranti. Ebbene, noi sappiamo chi sono i nostri veri nemici del popolo sono questi soggetti che fanno finta di niente e che addirittura ospitano questi personaggi. Ebbene, la nostra critica va al Lotto Italiano che si è affidato ancora una volta di ospitare questo personaggio. La nostra critica va al questore Berlassai che di nuovo ha voluto alzare, appunto ha installato un impianto di sicurezza stamane pensando di militarizzare l'aria, volendo così tutelare l'incolumità di questo personaggio che a Benevento non ci dovrà più mettere piede. Ebbene, non c'è spazio per fascisti né qui né altrove, non daremo mai più la possibilità a tali personaggi di poter dialogare, parlare o appunto inneggiare le loro idee che ricorrono a un ventennio ormai passato. All'interno della nostra Costituzione c'è una legge, la legge Scelba, che vieta ad ogni tipo di singolo o organizzazione di poter di nuovo parlare o inneggiare ideali risalenti al ventennio fascista. Ebbene, non è permesso a nessuno nemmeno di denigrare chi con la resistenza si è battuto e ha cacciato appunto il fascismo da questo paese. Benevento è una città accogliente, Benevento è una città libera dalle discriminazioni, Benevento è una città che non accetta minimamente ogni tipo di provocazione da parte di questi. Questi sono simboli che fanno dichiaratamente apologia al fascismo, ma la polizia, la polizia non contribuisce a cancellare e a eliminare simboli risalenti al periodo fascista, lo facciamo noi! Lo facciamo noi da difensori della Costituzione e non le forze dell'ordine che questa mattina hanno protetto e tutelato le persone che mettevano croci celtiche, che sono simboli illegali nella nostra Repubblica, che è una Repubblica antifascista.